One of the things I've observed in my years of travel is this idea of this shared humanity. You know, obviously we come from different areas, different regions, and we have dramatic differences, but fundamentally we share this shared humanity. I was approached by Francesca Lavazza to do the calendar, the 2015 Lavazza calendar. I was thrilled and honored to participate in this project because it's about Slow Food, this wonderful organization called Slow Food, and I think it's a way to honor Africa. Abbiamo scelto l'Africa perché per ognuno di noi aveva un ruolo importante, quindi un ritornare alle proprie origini, ripartire proprio dalla terra, e all'interno di questo lungo viaggio abbiamo voluto raccontare per la prima volta come le comunità del caffè incontrano le comunità di Slow Food. Quello che mi pare interessante è notare come da parte di un'azienda produttiva commerciale le tematiche della sostenibilità ambientale, dell'attenzione verso le comunità, si è così evoluta da farla diventare uno degli elementi distintivi di questa azienda. L'Africa è un continente giovane. È giunto il tempo per non concepire che il riscatto dell'Africa debba partire da noi, ma noi essere a fianco per aiutarli, confidando nella leadership dei giovani africani. To protect them, to preserve them, is really the inspiration for our 2015 Lavazza calendar. We have one life to live, and I think it's important to make the most of it and to go to places and do things that enrich your life and make your life meaningful.